E santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria. E ben ritrovati al nostro quotidiano appuntamento con la rubrica Santi e Caffè. Oggi è venerdì 29 gennaio e la Chiesa celebra nel rito tradizionale la festa liturgica di San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa che ha segnato indubbiamente il secolo XVII, ma direi che è uno dei più grandi santi dell'epoca moderna. Di lui ovviamente fra un momento parleremo, ma intanto vi ricordo innanzitutto che oggi è venerdì, pertanto è il giorno della passione di Gesù, quindi mi raccomando, all'astinenza dalle carni, va bene? Non si mangi carne, lo raccomando a tutto il piccolo resto perché il Signore sta molto attento a questo. Nessuna mamma, nessuna moglie, nessuna donna in casa metta carne a pranzo, a cena, a tavola. Si evitino anche i derivati della carne, gli insaccati, eccetera. E questo proprio per rispettare il venerdì come il giorno in cui Gesù ha versato il suo sangue e ha dato la sua vita per noi. E poi raccomando ogni venerdì la Via Crucis, soprattutto ai miei figli e alle mie figlie spirituali, è un obbligo morale, starei per dire. Anche io trovo il tempo, nonostante i tre rosari, ogni venerdì mi organizzo per bene per pregare la Via Crucis, non solo nei venerdì di Quaresima, ma ogni venerdì dobbiamo fare memoria della passione di nostro Signore Gesù Cristo, che è poi è una memoria che si può rinnovare sicuramente con le orazioni di Santa Brigida, con la Divina Misericordia e le 3 ore di agonia in croce di Gesù che facciamo ogni giorno su Radio Domina. Ringrazio il Signore anch'io per l'adorazione eucaristica, l'ora santa di ieri sera. Sarà pubblicata la locuzione di Gesù che ha proprio chiesto di adorare, invocare e dare nuovo risalto al suo santissimo nome, Jesus, Gesù. Ecco, chi non ha potuto ascoltarla, la meditazione di ieri, la ascolti e la recuperi anche su Radio Domina, andando sul video dell'ora santa di ieri, e potrà appunto ascoltare questa meditazione di Gesù durante l'ora santa. Sul suo santissimo nome, Gesù ci ha invitato ad adorarlo, questo nome, a invocarlo per avere la pace nel cuore. Sono cose che mi sono rimaste impresse anche a me, per avere la pace nel cuore, per combattere contro Satana, perché Satana fugge via quando insistiamo con l'invocare il nome di Gesù. Come vedete, grazie a Dio, è un tempo nel quale con Don Minutella possiamo recuperare del nostro scopo il patrimonio cattolico senza smarrirlo. Quindi mi raccomando, abbiate a cuore l'invocazione santissima del nome di Gesù. È stata una bella adorazione. Qualcuno scrive grande Don ieri sera. No, capisco, ringrazio, ma no, grande Don, grande Gesù, Don, il Don è soltanto, veramente soltanto un povero ciuchino con molti limiti e molti peccati. E questo è per quanto. Allora, oggi invece, poi questa sera alle 21:15, ed ecco l'altro annuncio importante prima di passare alla vita di San Francesco di Sales, alle 21:15 ci sarà la catechesi sull'Apocalisse. Mi raccomando a condividere, condividete moltissimo perché tanti possano appunto partecipare a questo ciclo di catechesi sull'Apocalisse che stiamo intensificando. Abbiamo visto la volta scorsa Michele, il drago e la discendenza della donna, concludendo così il capitolo 12. Oggi, leggetelo per tempo, abbiamo dinanzi a noi il testo di Apocalisse 13:1-18, credo che sia 13:1, sì, 13:1-18 è il titolo, come avrete già visto nel programma di Radio Domina, il drago e le due bestie. Non mancate a questo appuntamento, soprattutto quelli che state seguendo tutto il ciclo di catechesi sull'Apocalisse. Non mancate a questo appuntamento e avvisate i più distratti. Questa sera su Radio Domina alle 21:15 la catechesi sull'Apocalisse, il capitolo 13, versetti 1-18. Probabilmente lo faremo in due puntate questo capitolo: il drago e le due bestie. Parimenti, vorrei ricordare che su Radio Domina inizia.
iniziata alle 16 la lettura del mio libro su von Balthasar, teologo mistico, santo, siccome è un teologo che i tradizionalisti prendono di mira, mentre Papa Benedetto XVI lo ha chiamato il grande teologo del Novecento, e siccome noi siamo, grazie a Dio, nella vera Chiesa Cattolica guidata dal Papa regnante che è Benedetto XVI, questa, diciamo, tra virgolette, canonizzazione di von Balthasar, che io avevo fatto anzitempo rispetto al suo grande amico che ha avuto l'onore di stare accanto, io non l'ho mai potuto conoscere, ma in tempi non sospetti io parlavo di von Balthasar, difendevo la verità su di lui, mentre i tradizionalisti insistevano col dire che era eretico, e quindi questo libro che ogni giorno viene letto alle 16 su Radio Domina ha la sua importanza, potete chiederlo su Radio Domina, ecco. Allora, siamo al penultimo anche giorno della novena, ve lo ricordo, oggi che San Francesco di Sales, e lui ha fondato i Salesiani, non a caso, di San Giovanni Bosco, che stiamo facendo su Radio Domina. Invochiamo il padre, il patrono della gioventù, questa novena la stiamo offrendo per i nostri giovani che sono in difficoltà, che sono sbandati, che pagano forse più di tutti il momento drammatico che stiamo vivendo. E allora invochiamo San Giovanni Bosco, potente intercessore presso il cuore di Dio, perché certamente lui ottiene per i giovani tante grazie. Oggi è già l'ottavo giorno, domani si conclude la novena, perché la sua festa sarà, come sapete, domenica prossima, 31 gennaio. E adesso finalmente possiamo parlare di San Francesco di Sales, grande santo dell'epoca moderna. Ecco, lui è nato in Svizzera il 21 agosto 1567, a dire il vero non è giusto dire Svizzera, mi correggo, la Savoia, ecco, tra Francia e Svizzera, e morirà a Lyon il 28 dicembre 1622. È stato proclamato da Beato Pio IX dottore della Chiesa. E allora lui, San Francesco di Sales, è senza dubbio quello che più di tutti ha segnato l'epoca, diciamo, moderna, che va dal Concilio di Trento, diciamo più o meno così, passando attraverso le guerre di religione e giunge fino all'alba dell'Illuminismo. Ma nonostante poi anche il sorgere delle tesi illuministiche, l'eredità, il messaggio di San Francesco di Sales, uno per tutti basti l'opera La Filotea, no? La Filotea è un'opera che e San Francesco di Sales in nella Savoia e nell'Europa centrale e nell'Italia settentrionale sta a Sant'Alfonso Maria de Liguori nell'Italia meridionale. Anche se Sant'Alfonso Maria de Liguori rimane, secondo me, impareggiabile, comunque San Francesco di Sales diventerà veramente, dopo la sua morte, un punto di riferimento per il cattolicesimo romano dei secoli successivi. Tra 700 e 800 l'eredità, il peso morale e spirituale, direi soprattutto spirituale, ma anche teologico, di una teologia che recupera in fondo la teologia del cuore di San Bernardo di Chiaravalle, è indiscutibile. Ecco, se il Concilio di Trento aveva provato a salvare il cattolicesimo romano dal luteranesimo in modo pastorale, diciamo così, attraverso regole, leggi e norme, senza ombra di dubbio San Francesco di Sales dà il suo contributo attraverso una genialità del tutto specifica, che è quella appunto dell'uomo spirituale, del teologo spirituale. Quindi senza dubbio potremmo dire che ancora San Francesco di Sales sta all'epoca moderna come San Bernardo stava al passaggio tra epoca patristica ed epoca medievale. Quindi, come state vedendo, un grande santo, che non ha vissuto moltissimo, è arrivato intorno ai 52 anni, ma ha veramente segnato la storia del cristianesimo e non solo cattolico romano, come ora vedremo. Le sue opere sono tante, tutte molto belle, io raccomanderei di leggere, a chi ha una certa sensibilità di fede, di leggere La Filotea,
perché Filotea è veramente un'opera che è stata pubblicata, riedita non so quante volte nel corso dei 200-300 anni a venire, dopo la morte di San Francesco di Sales, però c'è anche il Trattato dell'amor di Dio. Anzi, se io dovessi dare un suggerimento, preferirei proporre il Trattato dell'amor di Dio rispetto prima alla Filotea. La Filotea è un po' più divulgativa come opera e fa un gran bene alle anime, fa un gran bene alle anime. Però il Trattato dell'amor di Dio è veramente un capolavoro. Lui, San Francesco di Sales, era una penna e ogni tanto il Signore suscita queste figure nella storia della Chiesa, che poi diventano dottori della Chiesa, no? Dottori della Chiesa. E San Francesco di Sales si distingue proprio per questo suo carisma, e cioè era un grandissimo predicatore, come i predicatori di una volta. 2 giorni fa abbiamo celebrato San Giovanni Crisostomo. Ecco, era un grandissimo predicatore, come vedremo, San Francesco di Sales, però anche era un grandissimo scrittore, uno scrittore illuminato, tant'è che Pio IX lo proclama dottore della Chiesa. Alla sua scuola, che è chiamata la scuola della dolcezza evangelica, il santo della dolcezza, il santo della mitezza, il santo dell'umiltà e della tenerezza, nel corso dei secoli successivi si è formata una lunga schiera di uomini di Dio. Ne vorrei citare solo due: San Giovanni Bosco. Ecco, trovo molto significativo da parte della Provvidenza che domenica prossima, 31 gennaio, si celebri la festa di San Giovanni Bosco, che era del tutto, potremmo dire, dipendente da San Francesco di Sales. San Giovanni Bosco rimase incantato dal metodo educativo, pastorale e pedagogico di San Francesco di Sales e decise di adottarlo fino in fondo con i suoi giovani. Era il metodo della tenerezza, della pazienza, della lungimiranza e della dolcezza. Ecco, e l'altro che vorrei citare è Albino Luciani, divenuto papa col nome di Giovanni Paolo I. Senza ombra di dubbio, questo figlio delle Dolomiti, che nonostante gli appena 33 giorni di pontificato, ha comunque segnato la storia della Chiesa in quel mese circa, poco più di un mese, e lui anche Albino Luciani, Giovanni Paolo I, il Papa del Sorriso, che aveva come motto quello di Humilitas, senza dubbio ha ricalcato anche lui questa spiritualità propria che San Francesco di Sales ha messo in campo per primo. E lui era cresciuto in una famiglia aristocratica e nobile. Il papà aveva grandi progetti su di lui. Siamo a cavallo tra il 500 e il 600, il tempo è tiranno, non posso descrivere la situazione storica, sebbene mi sarebbe piaciuto farlo. È un momento comunque difficile, anche se uno si domanda quando, in quale secolo non ci siano state difficoltà. Ad ogni modo, lui cresce in un ambiente dorato, potremmo dire. Dovete immaginare proprio questo castello. Lui è appartenente a una famiglia nobile. Il Papa gli insegna a cacciare, gli insegna la scherma, gli insegna il ben vivere. Ecco, Francesco deve crescere come un giovane appartenente al lignaggio aristocratico di Savoia. E per questo il papà, investendo economicamente ingenti cifre, lo manda a studiare a Parigi. A dire il vero, Francesco non aveva un buon rapporto col papà, ma con la mamma sì. Dirà: due grandi amori mi hanno subito accompagnato, quello di Dio e quello della mamma. E in questa frase forse c'è tutto, perché San Francesco di Sales è riuscito a coniugare bene la tenerezza di Dio con quella umana, è proprio il metodo incarnazionistico, cioè Dio che si fa uomo e nell'umanità si scopre l'amore di Dio, la cifra di Dio, il messaggio di Dio. E lui comunque va a studiare a Parigi e si distingue subito per la sua competenza, prende il massimo dei voti, è un giovane brillante. Però, forse perché studiava troppo, forse perché, diciamo, nessuno lo saprà mai, forse si sottoponeva a delle penitenze estreme, si ammala.
ma si ammala non nel corpo, ma quel che è peggio è che si ammala nell'anima. Viene raggiunto da un tormento. Qual è questo tormento da cui, come ora vedremo, lo salva la Madonna? Penso che questo è un passaggio importante della sua vita. Non avremmo noi oggi San Francesco di Sales, luminare della vita della Chiesa nell'epoca moderna, se non fosse intervenuta, come spesso succede, la Santa Vergine, la regina di tutti i santi, la Madonna. Perché lui era venuto a contatto con gli scritti di Calvino. Calvino è uno dei primi, diciamo, successori, chiamiamolo così, del pensiero, di Lutero, sebbene poi Calvino, porterà avanti una sua personale e peculiare visione, però appartiene al periodo della Riforma luterana. Calvino, che operava a Ginevra, sosteneva nei suoi scritti che esiste la predestinazione, ma non come la intendiamo noi nella teologia cattolica, ma qualcosa di oscuro, cioè è inutile darsi da fare perché Dio, che è libero di far ciò che vuole, ha già deciso lui chi mandare in inferno e chi portare in paradiso. Come voi potete capire, è veramente una affermazione teologica mostruosa. Il problema della predestinazione calviniana o calvinista ha posto grosse difficoltà alla teologia cattolica. Una simile concezione di Dio, quasi un Deus ex machina, veramente mette terrore, perché allora non serve lo sforzo della fede. E infatti Calvino dice che le opere non servono a nulla, bisogna avere solo fede, ma anche questa fede al limite non è decisiva perché Dio ha già deciso lui. Fate voi, fiori cari, se non è questa una visione veramente, direi quasi diabolica, con tutto il rispetto della teologia riformata e precipuamente calvinista, e cioè che Dio ha già stabilito lui, per cui ognuno faccia quel che vuole. Allora, perché Dio ha stabilito chi si deve salvare e chi si deve dannare. Questa visione, che può essere considerata una estremizzazione, una radicalizzazione del pensiero di Lutero, intorno ai 20 anni gettò Francesco di Sales, che era molto sensibile, che era delicato d'animo e che cercava Dio, lo gettò in un vero e proprio inferno, figlioli cari. È una di quelle stagioni che tanti santi hanno conosciuto. Anche Lutero aveva conosciuto questa stagione qui. E infatti ci sono studiosi che io ho fatto una tesi teologica quando studiavo teologia all'università su Francesco di Sales, quindi diciamo rischio di parlarne per un'altra ora di lui perché lo conosco bene, ma devo stare dentro i tempi. Cioè, ci sono studiosi che hanno posto la crisi di Francesco di Sales in analogia a quella avuta da Lutero. Se uno va a guardare la famosa crisi della torre di Lutero, no? Quando Lutero ebbe questa crisi e la risolse però in una maniera, diciamo, autonoma, non ricorse a Dio e soprattutto non ricorse alla Madonna. E Francesco di Sales avrebbe rischiato di diventare un altro, perché era un geniale, un genio, era un carismatico, di diventare un altro Lutero, e forse addirittura come Calvino a Ginevra. Francesco di Sales oggi potrebbe essere stato, considerato uno dei tanti, diciamo, leader, della riforma luterana, perché realmente chi conosce la sua vita lo sa. Entrò in una crisi infernale, figlioli cari, e proprio stava male, non riusciva a mangiare, i familiari non ne seppero nulla, non riusciva a dormire, era tormentato, e veramente sono esperienze che gli uomini di Dio conoscono, sono come delle gallerie, dei tunnel che Dio permette per purificare e per preparare anche a delle missioni. Ad ogni modo lui, Francesco di Sales, non si dà per vinto, e lui stesso racconterà sempre nel corso degli anni a venire il dramma di quella crisi lì, proprio perché l'idea che Dio potesse stabilire prima, anzitempo, quali andassero in paradiso e quali in inferno lo tormentava, e aveva ragione, non era uno superficiale. Come risolve la crisi Francesco di Sales? Un giorno entra in chiesa. E pensa di doverla far finita,
Davvero, guardate, aveva pensato persino, e questo non vi stupisca, grandi santi sono stati sfiorati anche dall'idea di farla finita, del suicidio, del togliersi di mezzo. Sant'Ignazio di Loyola, poco prima, vissuto poco prima di Francesco di Sales, era uno di questi, no? Sono stagioni di prova dalle quali si esce veramente, come dire, trasformati. Allora lui entra in chiesa, Francesco di Sales. E questo succede a Padova, perché dopo aver conseguito il massimo dei voti in teologia a Parigi, dove i professori avrebbero voluto che rimanesse, il papà, che aveva mire ambiziose per il figlio, lo manda a studiare, sempre investendo molto, ecco perché poi il papà non avrà un grande rapporto col figlio, lo manda a studiare giurisprudenza a Padova. Siamo a fine del 500 e pensate, Padova aveva in quel periodo in cui ci studia Francesco 22.000 studenti. E siamo alla fine del 500, questo per dirvi cos'era Padova, l'università di Padova. E lì studia giurisprudenza. È in quel periodo lì che entrando in una chiesa va a gettarsi ai piedi quello che Lutero non ha saputo fare. Forse se Lutero avesse deciso, lo dico con molta convinzione, fiori cari, se Lutero in quella fase delicata di crisi, la crisi della torre, anziché cercare la soluzione con le sole proprie forze, avesse deciso, lo dico, diciamo, nel rispetto dei modernisti, avesse deciso di rivolgersi alla Madonna, non ho dubbi che la storia sarebbe andata diversamente, che non staremmo qui oggi a parlare della riforma. Francesco di Sales, che vive un'analoga crisi, più o meno, sì, Lutero era un po' più grande di età, ma insomma è quella la crisi. Vada ai piedi della Madonna, entra in una chiesa, c'è un altare, lì si mette in ginocchio, implora la Santa Vergine di liberarlo da questa crisi profonda che vive, da questo tormento, che vive, e si accorge, spesso la Madonna si manifesta, ieri era San Pietro Nolasco, lui il 1 agosto del 1218 ha visto la Madonna, Padre Pio vedeva la Madonna, Don Bosco, visto che ci prepariamo alla sua festa domenica, Don Bosco vedeva la Madonna, lui parlava di sogni, ma erano vere e proprie visioni notturne. Invece altri santi, più che vederla la Madonna, ricevevano da lei, mai la Madonna lascia a mani vuote, comunque ricevevano dei segnali. È il caso di San Francesco di Sales, che nella sua vita, per quanto ne sappiamo, non ha mai avuto visioni mistiche. Lui vede che c'è un foglietto sull'altare della Madonna mentre la prega di essere liberato, lo prende in mano ed è il memorare di San Bernardo. Ricordati, Pissima Vergine Maria, che non si è mai udito che qualcuno sia ricorso a te e se ne sia tornato a mani vuote. Anche io dunque ti invoco e così via. Quella preghiera che ha salvato anche Alfonso Ratisbonne, se vi ricordate, ne abbiamo parlato di recente. E questa preghiera, fiori cari, attenti bene, immaginate Francesco, questo giovane brillante, grande studioso, colto studioso, che sta rischiando di diventare anche lui un nuovo Lutero, questa preghiera. Vediamolo in ginocchio ai piedi di questo altare della Santa Vergine Maria, è una statua che esiste ancora oggi, marmorea. Il cuore di San Francesco di Sales, mentre io sono stato a fare questo itinerario, perché sono stato ovviamente devoto di San Francesco di Sales, il corpo si trova ad Annecy, insieme a Santa Giovanna di Chantal, la sua compagna di viaggio, ma il cuore si trova a Treviso. Lo dico agli amici trevigiani o di quelle zone lì, il cuore di San Francesco di Sales si trova nel monastero, che io ne sappia, ancora oggi dovrebbe essere lì, nel monastero della Visitazione da lui fondato di Treviso. Lì si trova il cuore incorrotto, Il cuore incorrotto di San Francesco di Sales è in Italia, a Treviso, il monastero della Visitazione. E siccome questi sono i giorni in cui si celebra la sua festa, sia nel Novus che nel Vetus, nel Novus è il 24, nel Vetus è oggi 29, se magari qualcuno va, può chiedere, se le suore lo permettono, di venerare il cuore, anche a nome di tutti noi, il cuore incorrotto di questo grande santo. E lui dice che in quel momento che ha pregato il memorare, la Madonna lo ha liberato dal tormento. Guardate, fiori cari, c'è una storia da scrivere con il soprannaturale. Se Lutero
anziché provare a risolvere con la sola forza personale e con la forza della propria ragione, in quella fase in cui ancora era un Lutero accettabile, perché era monaco agostiniano, poi si è perduto, e avesse deciso di ricorrere alla Madonna, sarebbe andata diversamente, sarebbe andata diversamente. Dice lui, mi caddero, dice San Francesco di Sales, mi caddero le squame dagli occhi. Ritornato a Ginevra, nei pressi di Ginevra, nel castello di famiglia, il papà ha già tutto pronto, adesso arriva il momento più importante. Lui ha 22, 23 anni, forse 25, e il papà ha già scelto la fidanzata di 15 anni, una ragazzina carina, bella, attraente, nobile. Il papà lo ha inserito nel senato della città di Ginevra e anche un seggio come possibile reggitore della città. Immaginate voi, con due lauree a Parigi, a Padova, una carriera brillante. Che cosa fa Francesco di Sales? Dice alla ragazza, dobbiamo darci addio. La ragazza si farà suora e diventerà veramente una donna santa, e invece Francesco di Sales inaspettatamente si fa sacerdote, diventa sacerdote e celebra la prima messa a Ginevra col papà furente, e non ho il tempo di trattare questa argomentazione qui, il papà mi lascio immaginare, però anche questo fa riflettere: quando Dio chiama si segue la chiamata del Signore. Gesù dice: chi mette mano all'aratro e poi si volge indietro non è adatto per il regno dei cieli. E Francesco di Sales, divenuto sacerdote, dirà che in quella prima messa il Signore gli fece tanti doni. Qualcuno pensa, io sono convinto che sia così, qualcuno ha scritto che è stato raggiunto da quella cosa lì che ha avuto anche San Tommaso d'Aquino, altri pochi santi, è stato confermato in grazia, cioè Dio, per la missione che gli dava, lo ha liberato, forse anche in ragione del tormento che aveva vissuto negli anni precedenti, dalla possibilità di peccare, una cosa che il Signore ha concesso ed è teologicamente fondata, ne parla Tommaso d'Aquino nella Summa Theologiae. È divenuto sacerdote e si mette al servizio del vescovo, ma bisogna sapere che Ginevra e lo Chablais, una regione circostante, era invasa dai calvinisti, tanto che le chiese cattoliche erano vuote e la chiesa cattolica in quelle terre lì agonizzava. E allora inizia una fase incredibile nella vita di San Francesco di Sales, perché insiste col vescovo di andare a predicare, come si dice, nella tana del lupo. Cioè, immaginate questo giovane prete intorno ai 30, ai 30 anni, e lui con poca roba si reca in questa regione abitata dai calvinisti per predicare le verità della fede cattolica, e inizia una epopea della fede. Pensate che la sua testimonianza arriva persino a Roma per quello che egli fa. Infatti, primo, comincia a evangelizzare nelle piazze. Immaginate voi se noi oggi andassimo a predicare nelle piazze d'Italia le verità della fede cattolica, visto come vanno le cose. Lui, giovane prete, trentenne, mettendo sotto i piedi la carriera non solo umana ma anche quella ecclesiastica, perché il papà dice: se almeno non vuoi diventare reggitore della città, sindaco come si direbbe ora, almeno diventa vescovo. Invece lui va ad annunciare il Vangelo e affronta travagli incredibili, figlioli cari. I calvinisti, siccome si vedono soffiare i fedeli, perché quando lui comincia a predicare nelle piazze dello Chablais, questa regione montuosa, io sono stato a visitare questi paesi che ancora oggi conservano con delle lapidi o con dei ricordi specifici il passaggio di questo sacerdote. Che bello quando si legge la vita, si ascolta la vita di questi santi innamorati di Gesù. Nella fattispecie i sacerdoti, i santi, i pastori, i santi, sono come scie di fuoco, sono come delle stelle cadenti che lasciano una scia di fuoco che diventa incancellabile. E come sarebbe necessario che oggi ci fossero preti coraggiosi come lo è stato Francesco di Sales, che ha rischiato più volte la vita. Lui andava via dai villaggi di notte e doveva attraversare il bosco, e più di una volta ha incontrato i lupi, trascorrendo per questo la notte sugli alberi in preghiera.
Un'altra volta, come era successo precedentemente a San Carlo Borromeo, viene raggiunto da un sicario che gli eretici calvinisti inviano perché venga ucciso. Il sicario entra in chiesa mentre San Francesco di Sales cattura le anime e spara il colpo, ma il colpo non parte, il colpo resta nell'arma da fuoco, e così il povero sicario deve scappar via. Un'altra volta ancora provano ad avvelenarlo. Così allora, siccome Francesco di Sales si vede, circondato, diciamo così, dal tentativo di farlo fuori, e qui possiamo vedere la grandezza apostolica di Francesco di Sales, che forse non è mai messa a sufficienza in luce, perché è il santo della dolcezza, è molto amato dall'universo femminile, un santo della tenerezza. Le donne di quel tempo, soprattutto Giovanna di Chantal, cadevano, si potrebbe dire, ai suoi piedi. Anche oggi ci sarebbe bisogno di queste figure, perché l'universo femminile dopo il 68 è andato per la sua strada. Sono discorsi importanti, purtroppo il tempo è tiranno, e l'universo femminile, anche quello cattolico, è sbandato, completamente sbandato a causa dell'ideologia sessantottina. Beate quelle donne che trovano sacerdoti, santi, uomini di Dio, perché la donna ha bisogno di questo, e quando lo trova non lo lascia più, e San Francesco di Sales era così. Però, ecco, forse questa patina di dolcezza, di sensibilità femminile, di attenzione all'universo delle donne, rischia di far perdere l'aspetto eroico di quegli anni lì, per cui fino a Roma giunse la fama delle sue imprese. Il martirologio romano oggi ci informa che ha convertito 72.000 calvinisti. Probabilmente non è vero, non vi scandalizzate. Sembra che la missione, diversi studiosi accreditati dei nostri giorni, dicono, storici della Chiesa, dicono che è improbabile questo, anzi è molto più probabile che la missione sia andata abbastanza male, cioè che non siano tanti. Io non saprei decidermi quale sia la verità. Penso che stia in mezzo, cioè non credo che si possa celebrare una vittoria così enorme di Francesco di Sales in quegli anni, e questo deve essere un insegnamento per noi. Paolo dice: insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, e siccome si deve nascondere perché lo vogliono far fuori, si inventa un nuovo metodo. Cosa fa Don Francesco di Sales per salvare le anime dall'errore dell'eresia? Di notte, mentre tutti dormono, lui esce e appende alle porte di casa, e mette sulle fontane, attorno alle fontane, nelle piazze, di fronte alle chiese calviniste, dei manifesti. Le controversie, come saranno chiamati, le controversie, perché poi Santa Giovanna di Chantal creò un archivio che altrimenti rischiava di andar perduto, in cui con enorme fatica andò a recuperarsi tutti questi bigliettini che San Francesco di Sales ha scritto sapendo di rischiare la vita, e con questi fogliettini lui ha tenuto accesa la fiamma cattolica nello Chablais. Ecco, persino Beza, che è un Theodor Beza, era un calvinista famoso, rimase affascinato da Francesco di Sales, e un giorno che si doveva fare un incontro per vedere chi aveva ragione, lui Theodor Beza non si presentò all'incontro, e fu una grande vittoria per San Francesco di Sales, il quale non si risparmiava. Io credo che la Divina Provvidenza abbia voluto chiamarlo anzitempo di nuovo a Ginevra, perché se avesse proceduto, un mio pensiero, ma credo sia fondato, vedete che grandezza di santo oggi celebriamo, avesse trascorso un altro inverno tra le montuose regioni innevate dello Chablais per predicare e annunciare il Vangelo, a mio avviso non ce l'avrebbe fatta fisicamente, e se è morto abbastanza giovane, appena dopo i 50 anni, probabilmente anche per le fatiche sopportate in quegli anni in cui non si è risparmiato per appunto annunciare il Vangelo. Torna a Ginevra e diventa vescovo e la sua fama si diffonde in tutta l'Europa, allora ancora segnata dalle guerre di religione.
Il mio tempo è terminato, vorrei solo aggiungere che incontrerà negli anni di, nel 1604 incontra Giovanna di Chantal. E Giovanna di Chantal era una baronessa che aveva sentito parlare come in tutta la Francia pendevano tutti dalle labbra di Francesco di Sales, che da vescovo girava dappertutto per predicare il Vangelo e le chiese, diventava un avvenimento, diventava un avvenimento, come Enzo Bianchi, come l'antico Enzo Bianchi. Enzo Bianchi quando andava, no? Adesso è desaparecido, solo che Enzo Bianchi annunciava l'errore, lui annunciava la verità della fede. E Giovanna di Chantal è da poco vedova, ha perso il marito in una battuta di caccia, ma è vestita inghirlandata e San Francesco di Sales, appena la vede perché lei chiede di incontrarlo, le dice: ti aspettavo da tempo, con te scriveremo una pagina importante, per favore togli questi lampadari di dosso. Anzi, non le ha detto per favore, togli questi lampadari di dosso. Tra i due nascerà una relazione straordinaria, come quella è un po' meno nota, però secondo me persino in certi passaggi è persino più bella di quella di San Francesco d'Assisi e Santa Chiara. Diciamo che Giovanna di Chantal diventa l'alter ego, direi la versione femminile di Francesco di Sales. I due si intendono alla perfezione, nasce un legame veramente profondo, tanto che quando San Francesco di Sales morirà e poi morirà Santa Giovanna di Chantal a distanza di anni, un antico amico che è San Vincenzo de Paoli ha una visione, vede due soli che diventano un unico sole nel cuore di Gesù. Poi gli aveva detto che era appena morta Santa Giovanna di Chantal, che si era unita in cielo al suo amato Francesco di Sales, con il quale creano il famoso ordine religioso della Visitazione. Potrei dire tantissime altre cose, ma il mio tempo è abbondantemente scaduto. Vi rinvio alla vita di San Francesco di Sales, ci sono molti libri, non ho il tempo di indicarveli tutti, è un modello di teologo, di santo, di pastore, è un modello per i sacerdoti, è un modello per i vescovi, muore giovane e adesso il suo corpo riposa ad Annecy, in una bellissima chiesa vicino al lago. Io sono stato e di fronte a lui riposano i resti mortali della sua compagna di viaggio, che però rimarrà male perché Francesco di Sales muore abbastanza inaspettatamente giovane nel 1622, mentre Giovanni Chantal vivrà molto più a lungo, ma avrà il merito, veramente un merito che tutta la Chiesa deve, come dire, riconoscerle, di avere ripreso, perché era tutto in disordine, ripreso tutti gli scritti, le lettere, gli opuscoli, ogni fesseria, chiamiamola così, che Francesco di Sales scriveva, Giovanna di Chantal è andata a recuperarla dappertutto, ha fatto un lavoro incredibile e grazie a quello noi ancora oggi beneficiamo degli scritti, del messaggio infuocato di questo sacerdote prima e poi vescovo San Francesco di Sales, così grande che San Giovanni Bosco si ispirerà a lui. Bene, miei cari, mentre vi rinvio alla catechesi di questa sera, vi invito a condividerla alle ore 21:15, il drago e le due bestie, Apocalisse 13:1-18, questa sera alle 21:15. Adesso c'è spazio per almeno due telefonate. Il numero telefonico lo trovate in sovraimpressione, 349-410-1638. Ecco, intanto c'è già il post che potete condividere. Su Radio Domina, eccolo qui, ve lo mostro per la catechesi di questa sera. Quella dovrei essere io e pensate un po', Biagio mi ha piazzato accanto alla bestia e al drago. Vabbè, va bene, d'accordo. È arrivata la telefonata, eccola qui, è qui già pronta. Pronto? Pronto? Sia lodato Buongiorno Gesù Don Cristo. Miguel, sempre sia lodato. Buongiorno, io sono Alessandra, chiamo dalla Svizzera. Ah, proprio dalla E Svizzera, penso un po', bene, bene. sì. È un Ti do un tributo a po' di San Francesco spunti. di Sales, questo. Io allora mi vergogno anche un po', non so come dire. Io vabbè, sono sposata, ho due bambini, però fino a 5-6 giorni fa, che per caso mi è capitato su Facebook di vederla, non mi sono mai, forse, mi vergogno a dirlo, però mai insomma, avvicinata alla Chiesa, al di fuori di quello che doveva essere, diciamo, no? Sì. E allora adesso mi sento, la seguo,
mi piace come parla, non so che cosa si aspetta per me, però mi trovo molto in difficoltà perché non so la storia, non so tante cose, no? Sì. E me ne vergogno di questa cosa. No, non devi vergognarti, non c'è motivo di vergognarsi. Lei mi ha aperto gli occhi, lei mi ha aperto gli occhi, lei mi ha fatto rinnamorare di quello che forse, perché quando ero piccola credevo in questa cosa, poi col crescere, con le cose, con la vita si perdono, non lo certo. so forse perché è possibile, è tutto è quanto. Possibile. È possibile. Però puoi recuperare adesso, credo che tu non sì, per caso, sì, guarda, il Signore sta sì. conteggiando gli eletti, non è per caso che hai conosciuto sì. questo percorso, abbraccialo senza rimpianti del passato e recupera, hai tutto il tempo dinanzi perché dalla voce mi sembri abbastanza giovane, quindi stai serena e guarda avanti, non indietro. Cosa devo iniziare a leggere per capire? Io questa è la mia domanda. Guarda, forse piuttosto che pensate capire, le persone che ti rispondo per telefono, va bene? Va bene, un abbraccio, è stato Dio un ti benedica con tutto il cuore, pregherò oggi per te e la tua famiglia. Guarda, figliola cara, non è importante che tu adesso in questo momento capisca, in questo momento è che è importante, come io faccio con tutti i figli e le figlie spirituali, li educo a una vita di preghiera, a un metodo che prima ancora che quello di capire è quello di pregare. Quindi ti raccomando, la recita dei tre rosari quotidiani. I tre, la corona per intero, gaudiosi, dolorosi e gloriosi, le pratiche di pietà, poi ascolta molto le catechesi e, se vuoi proprio un suggerimento, comincia a leggere le vite dei santi. Ecco, quando la mattina facciamo la rubrica Santi e Caffè, che parliamo tantissimo dei santi, è vero che poi andremo per la Quaresima e quindi sarà un po' diverso, ma comunque, come è successo per l'Avvento e il Natale, però, ecco, poi magari, ascoltando le vite dei santi, spesso io do la bibliografia e puoi senza dubbio fare quello. Potresti iniziare col commento ai quattro Vangeli di Don Dolindo Ruotolo. Su internet trovi la casa editrice, scrivi, te lo fanno pervenire con Amazon o con le altre cose disponibili e lì appunto puoi senza dubbio approfondire i Vangeli con la grande luce spirituale data da Don Dolindo Ruotolo. Ma vai avanti, figliola cara, e cammina per questa strada perché è quella giusta. Facciamo un'altra telefonata, l'ultima, pronto? Salutato Gesù Cristo, sempre Padre. Lodato. Sono Valerio da Potenza. Prego, Valerio. Volevo farle una domanda. Io ho quasi 30 anni, non ho mai capito il giorno preciso, il giorno più corretto per festeggiare San Valerio. Io ho provato a vedere anche su internet, ci sono varie date, il 28 e 29 gennaio, il 14 giugno, quindi non so la data esatta. Sì. Poi se posso aggiungere anche un'altra cosa, le faccio ovviamente i complimenti per tra le sue lezioni, io le seguo tutte quante, sono molto appassionato, appunto cerco sempre di imparare di più da lei. Sì. Per quanto riguarda la catechesi che ha fatto sull'Apocalisse la scorsa volta, alla fine lei ha dato un anticipo su quella che farà questa sera, che parlerà della bestia nera del numero Bravo. 666. Proprio così. Le ho inviato un messaggio su Facebook, non so se l'ha potuto leggere. Io ho letto un articolo su Libero, che risale a luglio, dove appunto parlavano di questa bestia nera, il numero 66, che era, diciamo così, riconosciuto da un codice unico in tutto il mondo. Sì. Questo articolo parlava di un unico codice attualmente in vigore, che sarebbe un codice informatico, si chiama codice ASCII, dove ogni lettera ha un numero. Sì, sommando sì, sì. le parole, le lettere maiuscole della parola Bergoglio, non a caso, però il risultato è 66 ed ha una possibilità su 14 milioni, mi pare. Quindi sì, sì. Penso avere una cosa curiosa che poteva interessare. Grazie, grazie. Grazie ancora. Dio ti benedica, ti aspetto questa sera per la catechesi dove si parla appunto del triplice numero, della cifra 666, non so se riusciremo a completare tutto stasera, presumo di no. Sì, è un articolo scritto dal giornalista Andrea Cionci su Libero qualche tempo fa, a cui rinvio. È una appunto possibile interpretazione, ce ne sono però diverse altre sul numero 666 e vedremo che appunto
ha un significato polivoco perché è anche questa una numerologia simbolica, la matematica celeste, come la chiama von Balthasar, o se volete è soprannaturale. Bene, miei cari, si conclude qui la nostra rubrica Santi e Caffè. Il mio caffè si è un po' raffreddato, però lo bevo lo stesso. Questo è quello di orzo, perché non posso sempre bere quello con la caffeina, sebbene una tazzina al mattino di caffè tira su. E mentre vi aspetto questa sera alle 21:15 per la catechesi dal titolo Il drago e le due bestie, Apocalisse capitolo 13 versetti 1-18, prima parte verosimilmente, vi auguro una giornata questo venerdì nella festa di San Francesco di Sales, trascorsa nella preghiera e nella grazia di Dio. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria a stasera.